il famoso sale integrale, che dicono di non consumare perché atrofizzi la ghiandola pineale. Secondo te è veritiera questa cosa oppure no? È un grande bluff questo, perché praticamente sia gli egiziani sia tutti gli altri popoli l'avevano come moneta di scambio. Era, diciamo così, molto potente, quello integrale si intende, quello che viene fuori dal mare, e questo sale non è raffinato, perché quello raffinato non è buono, perde tutte le capacità organolettiche, tutto quanto diciamo così, le sue funzioni curative si fermano. Invece col sale integrale, se noi andiamo a controllare anche su internet, vedendo sul sale integrale, il sale può curare diverse malattie. Ed è importantissimo per la nostra nutrizione, per tanti motivi. Certo che l'eccesso crea un difetto. Noi dobbiamo come tutte le cose. Esattamente. In che quantità, in che modo ognuno di noi è in grado di poterlo assorbire. E questo dobbiamo essere noi. A decidere. Cioè il nostro sistema immunitario, se noi siamo puliti, ci dirà come comportarci. Ma se siamo sporchi non possiamo comunicare con lui. Okay. Quindi il famoso sale grosso, diciamo, con i cristalli bello grandi. Quello che per esempio nelle saline di Trapani è a cristalli. Sì, belli grandi. Belli grandi, cristalli. Queste qua hanno delle capacità molto importanti, potentissime per il nostro organismo. Che tra virgolette io ho provato e non è poi così salato come si potrebbe come immaginare. Quello, esatto, raffinato, come sì. Quello sbiancato. Sbiancato. Addirittura. Beh, questa è una delle tante cose che i nostri istitutori, i nostri governanti, o quelle, diciamo, delle religioni ci hanno proibito. Loro lo possono fare, possono arrivare a qualsiasi cosa, noi non lo possiamo, capisci? Okay.